Dopo che Forsaken di Destiny 2 ci ha portato via la maggior parte del tempo, è tempo di tornare a parlare anche di Anthem. Devo dire che gli sviluppatori di BioWare stanno facendo un buon lavoro di informazione pre-lancio, sono molto disponibili sui social e su Reddit per rispondere alle domande di chi è interessato al gioco e alla community. Anche se, ad essere sincero, le informazioni, quelle più succulente soprattutto sull'endgame, mancano ancora di qualche pezzo. In questo video facciamo un recap di tutte le informazioni che ci siamo persi durante queste settimane, perché Anthem è un gioco che voglio seguire da vicino, visto che rientra nel mondo dove noi siamo più a nostro agio, cioè i looter shooter. Partiamo dalle cose più succose, cioè le date. Come sappiamo già da tempo, la data di rilascio di Anthem è prevista per il 22 di febbraio del 2019, quindi manca ancora qualche mese, però sono già uscite le informazioni per i preordini, le varie versioni, gli accessi anticipati e tanto altro. Fortunatamente i ragazzi di BioWare hanno fatto una tabella abbastanza esplicativa con tutte le date e le cose che si possono ottenere con le varie versioni. Ci saranno diverse cose che si potranno fare con Anthem prima dell'uscita, ci sarà una demo giocabile, ci sarà una beta giocabile, ci sarà una beta giocabile ma solo per 10 ore e poi naturalmente il gioco completo. Tutte queste cose saranno disponibili naturalmente in base ai nostri preordini, ormai pratica comune di tutti i giochi. Cominciamo dal preordine standard. Come sapete, Anthem è già disponibile preordinarlo sulle varie piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox. Con questo preordine normale riceveremo l'accesso alla demo, che sarà disponibile il 1 febbraio 2019. Ancora non si hanno informazioni sulla demo, ma presumo sia un assaggio di una missione, magari simile a quella che abbiamo visto durante le fiere. E poi naturalmente il gioco in uscita il 22 di febbraio. C'è anche la versione Legione dell'Aurora preordinabile, che vi permette di ricevere delle cose extra in game, come un set completo d'armatura leggendario per i nostri strali, la dicitura italiana per identificare i javelin, cioè i nostri esoscheletri che useremo in Anthem, degli accessori per queste armature, la colonna sonora di Anthem e la possibilità di avere l'accesso, come il preordine precedente, alla demo del gioco il 1 di febbraio 2019. Come sapete, l'EA ha il suo portale di giochi, chiamato EA Access, una piattaforma premium, come ha introdotto da poco anche l'Xbox con il suo pass, dove pagando una quota mensile si ha l'accesso a diversi giochi in uscita, ma anche quelli vecchi, senza nessun costo aggiuntivo. È la direzione che molti sviluppatori stanno usando. Un esempio che abbiamo visto qui sul canale è stata per esempio l'uscita di Sea of Thieves proprio sull'Xbox Pass. Sull'EA Access, disponibile solo su Xbox One, sarà disponibile giocare la demo in anteprima il 1 di febbraio proprio come preordini, ed in più sarà disponibile anche la prima prova di 10 ore in anteprima esclusiva il 15 di febbraio, quindi una settimana prima dell'uscita del gioco. Però con questo servizio in abbonamento non sarà disponibile poi giocare al gioco completo, che andrà comunque comprato a parte. Veniamo ora alla corrispettiva controparte su PC, la piattaforma Origin, sempre di EA, che ha lo stesso funzionamento dell'EA Access, però non su Xbox ma su PC. Funziona nello stesso identico modo, ma ha semplicemente un altro nome. Un servizio in abbonamento con una quota mensile, che però si divide in due, un abbonamento Basic ed un altro Premium. Con il Basic abbiamo lo stesso identico trattamento dell'EA Access su Xbox, quindi accesso anticipato alla demo del 1 febbraio e la prova di 10 ore una settimana prima dell'uscita, e cioè il 15 di febbraio. Anche qui, se volete poi giocare al gioco completo il 22 di febbraio, dovrete necessariamente pagare il gioco completo. Veniamo adesso all'ultima possibilità, che è la piattaforma Origin, sempre su PC, però la versione premium, dove abbiamo la vera bomba. Oltre alla demo del 1 febbraio e al gioco completo all'uscita, avremo la possibilità di giocare il gioco completo una settimana prima senza limiti di tempo. Quindi il 15 di febbraio chi avrà sottoscritto questo abbonamento premium avrà la possibilità di giocare in anteprima Anthem 7 giorni prima dell'uscita nei negozi e sulle piattaforme digitali. Una trovata che a quanto sappiamo sta trovando riscontro anche in altri tipi di giochi, anche lo stesso The Division 2 avrà diversi accessi anticipati in base al preordine che si farà. Queste sono nuove trovate commerciali che ci spingono sempre di più verso i servizi in abbonamento, che dovrebbero, diciamo, fidelizzare il cliente maggiormente all'acquisto del singolo gioco. Se è una mossa che funzionerà o meno lo sapremo soltanto arrivati al momento del lancio. Personalmente, quindi io, non sono un grande fan di queste differenze tra i preordini e i vari servizi in abbonamento, ma purtroppo è così e noi purtroppo non ci possiamo fare niente.
Personalmente quello che farò io sarà quello di fare il servizio premium per Origin PC per provare il gioco in anteprima di una settimana e cercare di darvi tutti i feedback possibili in quel lasso di tempo per poi riportarvi tutte le mie impressioni a riguardo del gioco, così che voi potrete poi scegliere con tutti i crismi del caso se è un gioco che potrà fare per voi oppure no. All'uscita, poi il 22 febbraio, valuterò poi il cambio eventuale su un'altra piattaforma. Detto questo, nelle prossime settimane cercherò di fare video frequenti su Anthem per andare a guardare insieme tutte le informazioni del gioco che usciranno di settimana in settimana, in modo da tenervi aggiornati il più possibile su questo gioco di BioWare che promette veramente bene. Quindi vi suggerisco di iscrivervi al canale per rimanere sempre informati su Anthem da qui alla sua uscita, ma sicuramente anche dopo. Fatemi sapere ora nei commenti voi cosa ne pensate di questi preordini, su che piattaforma giocherete Anthem e quale soluzione sceglierete per provarlo in anteprima. Io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!